scoppia la testa. Mi fa male. Voglio tornare a casa mia. Al più presto. Voglio tornare all'istituto. Sei tu. Mi era sembrato di averti visto dalla finestra. Ma che cosa ti è successo? Sei sconvolto. Mamma! Non è nemmeno qui. Prova a telefonare a casa. Robby, sono sana. Charles è lì per caso. Non è ancora tornato. Avevamo un appuntamento, ma non è venuto. Non sono sola, sono con Brad. Aspetto che smetta di piovere e poi torno a casa. Sì, lo so che è pericoloso, ma ti prometto di stare attenta. Senti, chiamami sul cellulare appena Charles rientra. Va bene, ciao. Ehi, Brad. Sì, dimmi. Se Charles non si trova, io ti strillo, sono arrabbiata nera con te. Ti rendi conto che per colpa tua Charles potrebbe commettere una sciocchezza? Non me ne importa, io devo pensare a Sissy. È una bambina, ha bisogno di affetto e protezione. Devo occuparmene io, lei non ha nessuno. Charles potrebbe anche buttarsi da un ponte, ma l'importante è Sissy, vero? Tu è adulto e vaccinato, mentre Sissy è una bambina. Io devo proteggerla. Stai zitto, stai dicendo solo delle enormi sciocchezze! Oh no, aspetta un attimo. Mi hai fatto inviperire a tal punto che il mio bellissimo viso si è riempito di rughe orribili. Io faccio l'attrice. Non prendertela con me, se hai l'arrabbiatura facile. Per farsi un massaggino antirughe. Dove eravamo rimasti? Sappi che se succede qualcosa a Charles, ti stendo come un tappetino. Ti arrotolo e ti butto nel Gange. Grazie, ho sempre desiderato andare in India. Per chi non lo sapesse, il fiume Gange scorre in India. Sana non sa dove sia finito Charles. Non si è presentato all'appuntamento. È preoccupante. Davvero, tu credi? Non si può mai sapere cosa succede quando fa buio. Sta piovendo a dirotto e non ha l'ombrello. Io vado a cercarlo. Aspettami, vengo con te. Bene, allora io lo aspetto qui, ciao. Comincio ad essere preoccupato anch'io. Chissà se posso almeno stare tranquillo per la mia Sana. Quella ragazza è in giro da sola con quel Brad. Sei uno sconsiderato, non lo sai che New York è una città pericolosa? Tu pensi che gli sia successo qualcosa? Ma no, starà aspettando che spiova. Ah, sì, pronto, sono Robby. Sei tu, Charles? Buonasera, signor Robby. Ah, sì, Robby, sono io. Chi parla, scusi? Non ha importanza. Lei è manager di Charles, vero? Beh, sì, esatto, ma solo temporaneamente. Sostituisco il signor Maeda, che è stato ricoverato per dolori addominali e quando è stato dimesso è stato investito da una macchina, quindi è stato riportato in ospedale, ma forse a lei questo non interessa. Però, scusi, io con chi sto parlando? Non so se lei si ricorda di me. Sono la signora Yuko. Ah, sì, certo. Volevo avvertirla che Charles è qui da me. Si è inzuppato sotto la pioggia. E ora gli è venuta la febbre, poverino. L'ho messo a letto e dorme profondamente, quindi non si deve preoccupare. È stato gentile da parte sua avvisare. Quel ragazzo per lei è solo un estraneo. Non so come ringraziarla, signora. Come dice, un estraneo? No, si sbaglia. Guardi che io sono la sua mamma, Charles è mio figlio. Ah, sì? Mi scusi, lei è la mamma di Charles? Cosa? Bambino mio. Piccolo Charles, il mio tesorino ha la febbre. No, si sbaglia. Guardi che io sono la sua mamma. No, si sbaglia. Guardi che io sono la sua mamma. Insomma, svegliati. Pronto, chi parla? Ciao, Robby. Cosa? Charles sta bene? E sai dov'è? Che cosa dici? È andato dalla signora Yuko. Ti ha detto che è sua madre. Charles è con quella donna. Non ci capisco niente in questa faccenda. Mi ha raccontato una storia inverosimile. Figurati se è la madre di Charles. Non ci pensare, dopo ti spiego. Non l'hai detto a Cecil, vero? Cosa vuol dire non ci pensare? Comunque no, non l'ho ancora detto né a Cecil né a Bunny. Perfetto, allora non dire niente a nessuno. Tieni il becco chiuso. Ci vediamo dopo, ciao. Non aprirò bocca, tanto non ci ho capito niente. Ti ringrazio, sei un tesoro. Sì, ciao. Hai trovato il tuo amico, ora posso andarmene. Aspetta un momento, vorrei parlarti prima che tu te ne vada. Ho capito che tieni a Cecil e vuoi proteggerla. Ma questo non ti giustifica. Voler bene a una persona non vuol dire ferire gli altri. Se si vuole aiutare qualcuno si deve agire con raziocinio e sensibilità. Spero che tu abbia imparato la lezione. E se ti chiedo scusa dal profondo del cuore? Smettila di prendermi in giro! C'è
Ciao! Sì, sì, il Bunny, tutto a posto, abbiamo trovato Charles, sta bene! Risalite a casa, ragazze, mettiamoci a tavola, è tardi! Hai sentito? Che sollievo! Cucù! Oh, bene, ti sei svegliato! In tempo per bere un po' di brodo caldo. Per fortuna ti ho visto e ti ho portato a casa. Vagavi sotto la pioggia. Ah, sentiamo se hai ancora la febbre. Non scotti più. Ah, bene, è tutto passato. Ero così in ansia. Ma non ti preoccupare. Ho già telefonato al tuo manager e gli ho detto che sei qui. Ho trovato il numero nella tua agenda. Allora, caro, bevi il brodo. Dimmi se ti piace. È molto buono, grazie. Oh. Scusami tanto, non dovrei piangere, ma sono così felice. Hai detto che ti piace il brodo che ho preparato. Ci ho messo l'anima e il cuore per fartelo. Mi hai reso una donna felice. Non avrei mai pensato che un giorno il mio sogno si sarebbe avverato e mi sarei occupata di te. Oh. Che cos'è questa foto? Facevi l'attrice? Non ho mai smesso, faccio ancora l'attrice. Ah. Sono in attesa di una risposta per un ruolo importante in una produzione teatrale. A dire la verità, non ho mai avuto grande fortuna in passato, ma sento che adesso le cose stanno cambiando in meglio. Dunque, anche la mia mamma fa l'attrice. Io sarei adattissimo a fare la pubblicità di un dentifricio. Coraggio, adesso mettiti sotto le coperte. Non vorrai far risalire la temperatura. Su, fai una bella dormita, così al tuo risveglio sarà tutto passato e ti sentirai più forte di un leone. Buonanotte, bambino mio. Aspetta, io... Sì, dimmi. Una domanda. Rispondimi sinceramente. È proprio vero che mio padre è Gary Hamilton? Chi te l'ha rivelato, Charles? L'ho scoperto. È la verità, mamma. Vorrei sapere se Gary Hamilton è il mio vero padre. È vero. Ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Lui era venuto in Giappone per un viaggio di lavoro e ci presentarono. Fu amore a prima vista. Lui era un tesoro. Era adorabile con me. Ho sempre pensato che se non mi avesse lasciata, io e te non saremmo stati separati. Potrei dirti che è stata colpa sua, invece la responsabilità fu di entrambi. Ma ora gli sono molto grata, sai? Se non fosse stato per lui, ora non saresti qui. Ti ha scritturato solo perché sei un divo in Giappone. Ma ti ha permesso di venire a New York e così ti ho rivisto. Non devi pensare male di tuo padre né provare nessun tipo di risentimento nei suoi confronti. La nostra storia era finita, lui non mi amava più. Ho dovuto accettare gli eventi e l'ho perdonato. In realtà non avevo altra scelta. Ma ora ti ho ritrovato e ti assicuro che questa... Questa è la cosa che conta di più per me. Grazie mille, signora. La ringrazio infinitamente. Lei è stata molto gentile. Non lo dica nemmeno per scherzo. È naturale che mi sia occupata di mio figlio. Ah, già, è vero. Lei dice di essere la mamma di Charles. Ciao, Charles. Ciao, Sana. Mi sento un po' in imbarazzo. L'importante è che tu sia guarito. Sembrerebbe di sì, ma non volevo farti preoccupare. Ma allora, quando tu sei scappato, l'hai fatto per venire qui da tua madre? Non proprio. In realtà non è andata così. Lei mi ha trovato per caso. Ti dico una cosa. Gary Hamilton è mio padre. Come fai a saperlo? Te l'ha detto lei? Sì, me l'ha confermato ieri sera. Quindi Cecil è la mia sorellastra. Ho bisogno di un po' di tempo per riordinare le idee in testa. Credo che sia per questo che mi è venuta la febbre ieri. Se ci penso, mi va ancora in fumo il cervello. Povero Charles, come sei ingenuo. Cosa? Perché sarei un ingenuo? No, intendevo dire che sei inesperto. Scusa, in che senso? Mi stai prendendo in giro come tuo solito. Ma come ti viene in mente? Non lo farai mai. Era un complimento, perché il tuo animo e il tuo cuore sono puri come quelli di un bimbo. Anche tu sei una bambina. Sì, è vero, ma sono più smaliziata, più disincantata di te. Noi donne siamo più furbe, più svegli. E ci sono sciocchezze. Mettiamola con questa discussione. A proposito, Sana, hai dato spiegazioni a Robby, Cecil e Bunny? Ma che dici? No, assolutamente.
Grazie, hai fatto bene. Sai, ho intenzione di chiedere a Yuko se posso rimanere qui a casa sua per un po'. Ho bisogno di tempo per pensare, per riflettere su questi ultimi eventi. Giusto, mi sembra una buona idea. A proposito, le lezioni di ballo. Beh, veramente... Posso cantarvi una canzone? Sì, perché no? Un, due, tre, cinque! Quanto scotti, certo la febbre avrai. Se non corri a letto, balzerai dei guai. Grazie, adesso andiamo. Ho raggiunto il mio scopo. Dirò a Michelle il perché della tua assenza. Dille anche che mi dispiace tanto. Ci vediamo. Che ridere. Non faceva altro che ripetere: sono sua madre, Charles è mio figlio. Ma è la verità, Robby. Infatti Yuko è la mamma di Charles. Davvero? Quindi non stava scherzando. Sono in ritardo, ti saluto. A più tardi, Rossana, ciao. Che storia incredibile. Charles è venuto a New York e ha trovato sua madre. Che cosa? Ma bene, la ragazzina è arrivata quasi in ritardo. Il suo degno compare non viene perché ha il raffreddore. Non sopporto lavorare con chi non è professionale. Coraggio! Mamma ragazzi, mia, che lingua tagliente! Questa donna è una vipera. Però come insegnante è proprio ok. Comincio a pensare che c'è una ragione se tratta me e Charles con tanta freddezza. Probabilmente Gary le ha detto tutto di Charles e lei non sopporta questa idea. Forza, alzate di più quelle gambe! Si fa sera. Sono tornata. Finalmente. Ciao, Sam. Evviva! Ma dov'è Charles? Ha ancora qualche linea di febbre, quindi non si può muovere. In questo momento si trova da Yuko. Sai, l'altra sera era vicino al suo appartamento quando è cominciato a piovere. Sì, sì, l'aspetta. Dove vai? Era così impaziente di rivedere Charles. Ha una vera adorazione per lui. Dice che è l'unica persona che le voglia veramente bene. Oh. Posso entrare? Posso sedermi sul letto accanto a te? Va bene. Ecco fatto, atterrata! È la prima volta che noi due ci mettiamo a chiacchierare da sole come delle buone amiche, vero? Dimmi la verità, Charles non mi vuole più vedere, non è così? Non lo capisci, mi evita, è più che evidente! Quando eravamo alla villa è scomparso all'improvviso e adesso che io sono qui, per non vedermi lui non ritorna più a casa! Charles non può sopportarmi, io non gli piaccio e non vuole avermi fra i piedi! Nessuno mi vuole bene, nessuno! Né mio papà, né la mia mamma e nemmeno Charles! È questa la verità! Non posso... Non posso più ballare! È per questo che nessuno mi vuole avere vicina! Quel giorno, quando cadi dal palcoscenico e mi ruppi il legamento, tutta la mia vita cambiò. Quando i medici ci comunicarono che non avrei più potuto ballare, mamma e papà cominciarono a trattarmi in modo diverso, non più con amore e calore. Pensi in modo freddo e distaccato. Sembrava che io fossi diventata un peso per loro. Mamma cominciò a dare lezioni di ballo ad altri ragazzi e papà sceglieva altri bambini con cui fare le sue produzioni teatrali. Stavano sempre con gli altri bambini. Io dovevo restarmene da sola in camera mia. Mi sento così trascurata. Sono diventata un'estranea nella vita di tutti. Vengo lasciata da parte ed esclusa da ogni affetto importante, da ogni rapporto di amicizia. Così mi chiedo perché sono nata, perché non mi vogliono bene, perché... Comporti come una piccola sanguisuga che vuole solo essere al centro dell'attenzione di tutti. Cos'è una sanguisuga? Non me lo chiedere, mi fa star male il solo pensiero di spiegartelo. Fido io, è un brutto animale. Credimi, ti capisco. Ci sono dei momenti in cui ci si sente tristi, soli e abbandonati. Ma non bisogna assolutamente abbattersi, bisogna tirar fuori le unghie e lottare affinché le cose cambino in meglio. Prendiamo Charles, per esempio. In questo periodo non è di buon umore, ma è un ragazzo in gamba. Vedrai, supererà queste difficoltà come sempre senza lamentarsi. E tu e io ci impegneremo per stargli accanto e dargli una mano. L'unione fa la forza, anche se non credo che ci chiederà di aiutarlo. Ma se non se la cavasse, noi non l'abbandoneremo. Ma se sei preoccupata per i tuoi stupidi problemi, non ti accorgerai mai se ha bisogno di te. Allora hai capito cosa intendo o devo ripetertelo ancora una volta? I miei stupidi problemi. Esatto, ti sei messa in mente che Charles voglia evitarti e che non ti sopporti. Allo stesso modo dici che i tuoi non ti vogliono più bene. Io penso che questa sia soltanto una tua fissazione. Penso che non sia vero. Invece ti sbagli, l'ho sentito la sera dell'incidente. Quando la mamma ha saputo che non avrei più ballato. Perché è accaduto proprio a mia figlia? Io non voglio una figlia che non possa più ballare. Quella bambina non la riconosco, non è più mia figlia. Ti prego, smettila, Michelle. Sì, potrebbe sentirti. La figlia di Michelle Hamilton non
potrò più ballare, è assurdo, io non lo voglio! Michelle! Uffa, come si fa ad essere tanto insensibili con una bambina così piccola? Senti, Cecil, lo sapevi che io e Charles siamo stati abbandonati dai nostri genitori? Eravamo appena nati, eravamo in fasce e loro ci hanno abbandonati. Proprio così, ci hanno lasciati. Addio, bye bye. Eppure non ci siamo sentiti perduti. Sia Charles che io abbiamo affrontato la vita con allegria, felici per quello che ricevevamo. È stata dura, ma abbiamo capito che dovevamo reagire, accettando le cose brutte e quelle belle. E così ci siamo accorti che la vita era meravigliosa. Eravamo circondate da persone splendide, delle persone che ci volevano un mondo di bene. Non capita la stessa cosa anche a te, Cecil? Io sono sicura che siano tantissime le persone che ti vogliono bene, come sono tante le persone che vogliono bene a me e a Charles. Sarah. Tieni molto a Cecil, ma questo non ti giustifica. E voler bene a una persona non significa comunque far del male agli altri. Spero che abbia imparato la lezione. Ciao, Brad. Oh, mi hai spaventato. Vuoi? Ho preparato degli ottimi tramezzini con pollo e maionese. No, grazie. Non ho bisogno della tua patetica comprensione. Non mangiarli, peggio per te. Scusa, mi sento in pace col mondo. Non voglio arrabbiarmi. Prendi, hai bisogno di nutrirti. Ti saluto e ti auguro la buonanotte. Ti voglio bene. Ma che cosa significano tutte le sciocchezze che ha detto? È impazzita. Chissà se anche oggi sarà una giornata faticosa. Buongiorno, è lei il signor Gary Hamilton? In persona, lei chi è? Chi sono io non ha importanza. Mi chiamano Rick e consegno pizze. Mi spiace, ma io non ho ordinato pizza. Ci credo, nessuno ordina mai le nostre pizze, non sono affatto buone. Allora cosa vuole da me? Ormai lei è l'unica persona a cui possa rivolgermi, signor Hamilton. Deve assolutamente fermare Yuko. Chi è Yuko? Beh, io pensavo che la conoscesse. Il giovane Charles è andato a vivere nel suo appartamento. Cosa? Va fermata subito. Quella donna va fermata. Sta per commettere un terribile errore. Yuko, non ci posso credere. Non so come mai, ma la piastra elettrica non vuole funzionare. Stai tranquillo, imparerò a cucinare. Non voglio deluderti come mamma affettuosa. Non devi preoccuparti per questo, mamma cara. Ti ha fatto piacere che ti abbia chiamato così, mamma? Sì, tantissimo. Non pensavo che ti avrei mai sentito pronunciare la parola mamma. Buon appetito, io mangio. È tutto perfetto. Il mio piano sta filando a meraviglia. Raggiungerò il mio scopo.